Ciao a tutti, benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video che è dedicato al Festival di Sanremo. Allora, chiusa la parentesi sui campioni, i 26 campioni in gara al Festival di Sanremo del 2021, oggi invece volevo parlarvi delle nuove proposte. Le nuove proposte sono 8, non so quante cose riuscirò a trovare su di loro, faccio varie ricerche per vedere un po', no? La loro storia, un po' come ho fatto per molti big di questo Sanremo, che in realtà sono alla strega delle nuove proposte, anzi, addirittura in certi casi hanno proprio un curriculum talmente sciapo, si dice sciapo, che sono proprio non solo alla stregua delle nuove proposte, ma a volte addirittura non sono neanche all'altezza delle nuove proposte. E veramente ve ne accorgerete facendo questo percorso per conoscere meglio anche i nuovi del Sanremo del 2021. I nuovi sono 8 e il primo di cui voglio parlarvi è Wrong on You. Il primo artista di cui vi parlo nella categoria nuove proposte, anche se quest'anno le categorie sono un po' confuse, l'ho già fatto notare in altri vlog, dove praticamente molti campioni in realtà non hanno un curriculum, ecco, all'altezza di questa categoria, e talvolta alcune nuove proposte superano questi campioni sconosciuti perché hanno fatto cose molto più importanti. Questo sarà l'esempio, ve lo faccio subito vi metto subito di fronte a questo esempio. Allora, il primo artista giovane di cui vi parlo si chiama Wrong on You, che sarebbe lo pseudonimo di un certo Marco Zitelli, è nato a Roma nel 90, è un cantante italiano che inizia come chitarrista in una band in Georgia, negli Stati Uniti. In seguito, nel 2013, comincia a pubblicare brani su SoundCloud, venendo poi scoperto da un professore di sound design di Oxford, che lo invita a registrare nello studio dell'università e pubblica la sua prima demo, che si intitola Hands, dopo aver firmato per l'etichetta Carosello Records. Il 18 novembre del 2016 pubblica un EP che si chiama The Mountain Man. Nel 2017 si è esibito sulla 7 durante il programma Propaganda Live. Nel 2017, sempre, ha recitato anche in un film che si intitola Il Premio, per il quale ha anche realizzato la colonna sonora, che ha ricevuto una candidatura a Nastri d'Argento 2018 nella sezione Miglior Canzone Originale. Nel 2018 effettua una tournée a livello nazionale e internazionale con esibizioni al South by Southwest, al Primavera Sound Festival, all'Eurosonic Nord Slag e all'Europa Vox. Nel 2019 firma per l'etichetta Warner un contratto, e tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 intraprende una serie di concerti a livello nazionale, aprendo anche 5 date del Revelation Tour di Mika. Nell'ottobre del 2020 viene selezionato per il programma Sanremo, che diciamo è la semifinale, ecco, per Sanremo Giovani 2020, dove propone la canzone Lezioni di Volo, che viene pubblicato come singolo il 1 dicembre per l'etichetta Carosello. Raggiunge così la finale del 17 dicembre, tenutasi in diretta Rai 1, a termine del quale entra nell'elenco degli 8 giovani artisti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2021 come nuove proposte. Lui ha fatto fino adesso 2 album in studio, un EP, una colonna sonora per un film, e ha realizzato fino ad oggi diciamo 13 singoli. Perciò, insomma, voglio dire, una nuova proposta che ha già all'attivo tantissime cose e sarà presentissimo quindi al Festival di Sanremo Nuove Proposte del 2021. Al Festival di Sanremo delle Nuove Proposte ci sarà anche Fallcast. Fallcast si presenta al Festival di Sanremo per cantare una canzone che si intitola Scopriti. Ma oltre a lui ci sarà anche Gaudiano, che è arrivato appunto nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo e canterà Polvere da Sparo. Altro artista di cui volevo parlarvi è anche Davide Shorty. Allora, Davide Shorty, che poi in realtà si chiama Davide Shortino, o anche semplicemente detto Shorty, è nato a Palermo il 27 giugno del 1989 ed è un cantante italiano. Ha già una gavetta molto molto lunga, a volte talvolta più lunga di questi campioni del Festival di Sanremo del 21. Voglio essere proprio sincero, io questa cosa la sottolineo sempre perché c'è stata una confusione, ecco, di categorie voluta da Amadeus, che proprio non sta né in cielo né in terra, cioè nel senso la categoria campioni ha dei canoni
per il quale entrare in questa categoria, e invece poi nella categoria nuove proposte ci sono alcuni che si meritavano quanto altri a un certo punto di entrare fra campioni di quest'anno, perché a volte hanno delle biografie molto più interessanti di quelle di alcuni campioni di Sanremo di quest'anno. E appunto parlavo di Davide Shorty, che addirittura ha inciso fino ad oggi 5 album, no? E è fra le nuove proposte, contro magari alcuni che hanno fatto niente. Alcuni addirittura, ci sono dei big di Sanremo quest'anno che non hanno fatto neanche un disco, voglio dire. È stranissimo, no? Veramente, vabbè, il filare di Lampioni in cui ha picchiato la testa Amadeus è veramente sempre più evidente. Allora, Davide Shorty è attivo come musicista e frontman in diversi gruppi musicali fra la fine degli anni 2000 e l'inizio degli anni 2010. Dal 2007 al 2010 ha fatto parte del gruppo Combo Mastas, con il quale ha realizzato gli album Piccolo del 2007, Shorty vs The Super Producer, spero di aver detto bene. In seguito si stabilisce a Londra nel 2010, dove due anni dopo fonda il gruppo The Retrospective for Love insieme al chitarrista Alessandro La Barbera e al producer pianista Gabba e al bassista Agostino Collura, a cui si è poi aggiunta Leslie Phillips. Con il gruppo pubblica nel 2014 un EP e nel 2017 un altro album che si chiama Random Activities of Heart. Nel 2015 partecipa al programma X Factor, non lo sapevo, dove si classifica terzo. L'11 dicembre 2015 pubblica per l'etichetta Sony un EP con 6 tracce che si intitola Come Lui, cioè Davide Shorty. Il 24 febbraio 2017 pubblica il suo primo album chiamato Straniero. Il 21 settembre 2018 pubblica il disco Terapia di Gruppo, e ne avremmo bisogno anche noi della terapia di gruppo con questo Sanremo. A novembre 2019 esce La Soluzione, terzo album in studio realizzato insieme al Funk Shui Project. Nel giugno del 20 viene pubblicata la riedizione di questo disco, che si chiama La Soluzione Reboot, e nell'ottobre 2020 viene selezionato per il programma Ama Sanremo, e lo sappiamo, grazie a questo programma lui riesce ad arrivare fra gli 8 giovani artisti che parteciperanno al festival. Lì saremo fra le nuove proposte. Allora, gli album in studio, come ho detto, sono 5, ha fatto anche 2 EP, e questo diciamo che è la giovane storia di Davide Shorty, che comunque, giovane o no, è dal 2007 che è in attività e che in molti casi ha fatto cose molto più importanti, anche molto più, diciamo, riconosciute di Big di Sanremo 2021. Questo assolutamente sì. Al Festival di Sanremo delle nuove proposte nel 2021 ci sarà anche Greta Zuccoli, canterà Ogni cosa sa di te. Ci sarà anche Elena Faggi, che canterà Che ne so, tra l'altro scritta dal fratello, ci tiene a dirlo, perciò anche noi lo sottolineiamo. Dell'Ai, che sono due gemelli, canteranno Io sono Luca, quali dei due lo vedremo. E poi, per concludere, vi parlo di Avincola. Allora, Avincola è lo pseudonimo di Simone Avincola, che è nata a Roma il 23 giugno dell'87 ed è un cantautore italiano. Nel 2008 pubblica il suo primo EP, che si chiama Il Giullare e altre storie. Nel luglio dell'anno seguente si aggiudica il premio Stefano Rosso e nel 2010 viene premiato con il premio Botteghe d'Autore, vincendo anche la targa come miglior arrangiamento. Nel marzo del 2013 presenta al Cinema America di Roma docufilm Stefano Rosso, l'ultimo romano, che vince il premio Di Rosa, il premio PVCAE, il premio MEI Cinema 2013. A luglio 2013 si esibisce al Folkest. Il 25 settembre del 2013 si esibisce in concerto nella Sala Petrassi dell'Auditorium di Roma e l'anno seguente apre il concerto di Claudio Lolli. Nel 14 esce il disco di debutto, Così canterò tra 20 anni, che vede la collaborazione di Freck Anthony, degli Schiantos, mitico, nel brano che dà il titolo all'album. L'album è inserito dall'Espresso fra i 10 migliori album dell'anno. A febbraio 2014 è ospite ricorrente di Fiorello nel programma Edicola Fiore. L'anno seguente pubblica il secondo disco intitolato Chilometro 28, si esibisce al Parco della Musica e a fine 2015 pubblica il singolo Porto Fuori il Cane, con cui viene selezionato fra i giovani finalisti per Sanremo del 2016, ma non riesce comunque a ottenere il posto, perciò a Sanremo non ci va. Però nel giugno del 2016 fa il suo debutto televisivo come ospite fisso all'interno del programma Edicola Fiore di Fiorello.
Nel gennaio del 2019 esce il singolo Tra poco. A dicembre dello stesso anno pubblica un Rider. Ad agosto partecipa all'Indiegeno Fest 2019. A fine 2019 viene selezionato per la finale di Sanremo Giovani 2019, ma non riesce a ottenere il pass per accedere a Sanremo. Perciò ci provava due volte questo ragazzo e non è riuscito ad arrivare a Sanremo. Ci arriva questa volta però, A maggio 2020 pubblica il singolo Miami a Fregene o Miami a Fregene, vabbè, lascio libera interpretazione, al quale segue un videoclip diretto da Bouyan. Nell'ottobre del 20 viene selezionato per il programma Ama Sanremo, questa volta ci riprova, è la terza volta che ci prova, finalmente ce la fa ad arrivare a Festivalista. Lui se lo merita davvero, Sanremo, assolutamente a Vincola se lo merita, perché ha fatto già una trafila. E sarà al Festival di Sanremo Nuove Proposte per cantare Gol. Lui ha fatto due album in studio, un EP e una cosa come 7, forse 8. Sono 8 singoli appunto fino ad oggi. E ha anche diciamo partecipato a un film che si chiama L'Ultimo Romano. Queste sono le nuove proposte del Festival di Sanremo del 2021. Nuove proposte del Festival di Sanremo del 2021 che noi ci auguriamo tutti di vedere, insomma, che siano messi bene in vista, perché ultimamente purtroppo questa categoria è un po' disgraziata, insomma, viene messa a degli orari veramente assurdi, poi fanno le sfide dirette, perciò non concorrono in realtà tutti insieme, ma concorrono separatamente. A seconda delle sfide che devono fare non arrivano oltre, perché la sfida la fanno in realtà con un solo cantante, non con tutti i 7. Questo è un problema grosso di gara, che già l'avevamo sottolineato all'epoca di Conti e via dicendo, perché se gli artisti sono stati selezionati per fare Sanremo e in gara ce ne sono 8, devono avere il diritto di fare la gara con tutti e 8 e non solo con uno solo, perché altrimenti chissà quanta gente viene eliminata, ecco, ingiustamente, perché gli tocca una sfida sbagliata, no? Quando invece tutti e due quelli in sfida era giusto che fossero fra i primi 3, non so se mi sono spiegato. E questo è un problema grosso che è già da tanti anni, diciamo, fa parte della gara di Sanremo delle nuove proposte. E se Sanremo vuole finalmente rilanciare una nuova proposta importante, e cito fra le ultime grandiose nuove proposte uscite tipo Arisa, se si vuole arrivare a fare di nuovo un Sanremo così, bisogna rimetterli in gara tutti e farli cantare in gara con tutti e non solo con le sfide di uno più uno, perché così non si arriva da nessuna parte. Ecco, questo volevo dire. Vabbè, a parte questo, io mi auguro che queste nuove proposte abbiano fortuna, anche se è difficile comunque, ma la concorrenza è tanta, i talent sono molti, gli artisti sono tanti, quelli che escono, e perciò è sempre difficile farsi notare, no? Anche se le possibilità sono di più, ma chiaramente la concorrenza aumenta, perciò è veramente dura riuscire a farsi strada. Molti di loro già hanno una gavetta immensa e ci auguriamo che ci siano innanzitutto delle belle canzoni, perché a oggi ci aspettiamo solo queste da un Sanremo così. Io vi ringrazio per aver seguito tutta questa serie lunghissima sul Festival di Sanremo e sui suoi protagonisti, e quindi speriamo che Sanremo sia bello. Va bene? Ok, grazie per la visione e al prossimo vlog.